video, bella storia. Ma come facciamo i soldi? Offriamo a chi ha interesse ad offrire alle persone non vedenti la possibilità di fruire di queste opere culturali una soluzione, un servizio che permette loro di rendere disponibile ciò, come realizzando questo. Cos'è? È la digitalizzazione di un monumento, l'installazione presso l'opera di questo modellino della manutenzione a fronte del pagamento di una fee di annua, realizzando quindi con l'aumento delle varie riproduzioni un vero e proprio museo diffuso. Inoltre, per attrarre ulteriori clienti, utilizziamo i modelli così realizzati per offrire la possibilità di organizzare delle soluzioni per l'organizzazione di alcune mostre itineranti che permettano a chiunque vuole organizzare una mostra di questo tipo, quindi museo diffuso. Allora, dove stavamo? Ok, organizziamo quindi delle mostre itineranti dove chiunque, l'amministrazione comunale o privata, può organizzare queste mostre, che sono delle vere e proprie mostre tattili dove persone non vedenti, anche altre persone interessate, possono andare a toccare con mano e quindi conoscere i territori. Quindi vedere con le mani queste opere, magari anche in città che sono lontane. Come scaliamo? I modelli nuovi digitalizzati possono essere riprodotti in larga scala, a bassi costi, industrializzando la produzione di questi modelli. In questo modo è possibile attivare quindi altri canali ancora di revenue, come ad esempio il merchandising, magari studiato appositamente per le persone non vedenti, oppure attraverso materiale didattico da vendere a università, in ricerca o scuole, o ancora attraverso la vendita di licenze dei modelli. Per esempio, faccio un esempio, l'agenzia di design che potrebbe voler realizzare degli arredi che si ispirano a delle opere d'arte presenti su tutto il mondo. Bene, la domanda fondamentale è chi paga. I nostri clienti fondamentalmente sono due tipi: sono enti pubblici che sono molto interessati alla disseminazione di best practice che sviluppino l'inclusione sociale, in linea soprattutto con le direttive dell'Unione Europea e del programma Horizon 2020, che tra l'altro potrebbe essere un ottimo canale per recuperare fondi. E poi abbiamo degli enti privati, aziende fondamentalmente, che attraverso la nostra startup investirebbero in quella che si chiama responsabilità sociale di impresa, migliorando e aumentando la loro reputazione, migliorando l'immagine che i consumatori hanno dell'azienda stessa. Cosa abbiamo di più rispetto agli altri? Sicuramente le partnership. Abbiamo iniziato una partnership con il Fab Lab che ci ha realizzato il prototipo che abbiamo portato ad esempio. Abbiamo degli accordi presi con l'Unione Italiana Cecchi di Lecce che ha apprezzato l'idea. E poi abbiamo la tecnologia. Stiamo mettendo a punto una tecnologia che permette la modellazione dei documenti 3D attraverso un'operazione a basso costo dei documenti 3D. E poi, cosa fondamentale, un team eterogeneo formato da membri altamente specializzati in loro settori che è votato all'obiettivo che vede nel progetto e che vuole portarlo avanti. Ebbene,